Ciao a tutti quanti cari amici, sono qua con Tony e Ciao ragazzi, un piacere essere qua. oggi vediamo insieme tutto il suo progetto Big One che riguarda il mondo della pesca e l'abbigliamento. Allora, caro Tony, ci sarebbero tantissime cose da dire, Certo. però nell'ambito di questo video ci tenevo particolarmente a, beh, innanzitutto un po' come facciamo sempre, spiegare i motivi per cui introduciamo determinati progetti, prodotti all'interno del nostro store, ma questo secondo me c'è qualcosa da dire perché è un progetto che tu hai curato personalmente da italiano, giusto? Certo. Che cos'è Big One? Da dove esce l'idea e come si sviluppa? Allora, guarda, il progetto Big One nasce tanti anni fa. Ci stiamo lavorando da 5 anni, ma nasce molto prima. Io personalmente pesco da che ne memoria, da quando avevo 3 anni, e quindi adesso ne ho 38, sono 35 anni che pratico la pesca. E nasco da una famiglia di tessitori, quindi di famiglia lavoro nella ditta appunto di famiglia, che è una tessitura, da ormai 20 anni. Negli anni, appassionato di pesca, appassionato di viaggi di pesca e tutto, mi sono trovato molto spesso in difficoltà, anche se trovavo e cercavo e compravo prodotti anche dai mercati americani e quant'altro, proprio perché non ho mai trovato dei prodotti che fossero completi in tutto e risolvessero tutte le mie problematiche. Quindi parte proprio dalla tua esigenza anche personale, insomma, Sì, questo. esattamente. E parte dal concetto, da cui poi anche il nome Big One, che negli anni mi sono specializzato, diciamo, nella cattura, quantomeno provo a catturare sempre i pesci più grossi. Mi sono reso conto che il pesce più grosso lo trovi nelle condizioni più difficili. E da qui l'esigenza di essere poi abbigliato per poter affrontare queste condizioni, perché ho da subito comprato le canne più belle, i mulinelli più belli, poi mi trovavo con una canna esagerata e un completo che faceva acqua da Acqua tutte le del parti. sì. Dopo un'ora dovevo desistere e andarmene. Ho capito col tempo che il game changer proprio per arrivare al next level è l'abbigliamento, nel senso Ok. che in primis tu stai vivendo la tua passione, quindi devi essere nelle condizioni di vivertela al 100% e niente come l'abbigliamento ti può consentire questo. In secondo luogo ci sono proprio la maggior parte delle condizioni in cui ti puoi trovare, che non riesci ad affrontare se non sei abbigliato nella Certo, maniera, cioè entri consona. in un disagio talmente grosso che Esatto. non. Esattamente. E il terzo, che per me è una cosa comunque molto importante perché sono di base un fighetto, è l'estetica. L'essere anche comunque guardabili, Esatto, insomma. esatto. Beh, Ed è vabbè. un'altra cosa che abbiamo curato molto in questo progetto. Quindi questa è un po' l'introduzione. Poi potremmo parlarne per giorni Ma ovvio. perché è proprio un progetto in cui metto il sangue, però ci fermiamo Beh, qua. allora, noi dopo adesso, nel mentre che chiacchieriamo un po' della gamma dei prodotti, di che cosa hai voluto sviluppare prima e quant'altro, mando in sovraimpressione un tot di immagini, perché non c'è niente di meglio che vedere poi il capo addosso a una persona. Però, oltretutto, sotto al video metterò i link così uno può farsi un'idea delle tipologie di prodotti, dei costi e quant'altro. Qui magari concentriamoci, magari gli spieghiamo. Sai cos'è? È che è un brand nuovo, nel senso, Certo. da quant'è che sei sulla piazza ad oggi? Ok, Metà ottobre sarà un anno. quindi è bene far capire qual era la filosofia. Tu l'hai già un po' spiegata, nel senso, era una tua esigenza che effettivamente è l'esigenza di molti. L'ambito dell'abbigliamento nella pesca purtroppo è un po' vago. Certo. Cioè, nel senso, molti clienti, molta gente che guarda e che chiede spesso ha difficoltà proprio orientarsi. Certo. Secondo me è l'esigenza di tutti, ma molti non l'hanno ancora capito. Ok, esatto. Sì. È una cosa a cui ci si arriva con un po' di Certo. difficoltà perché effettivamente, soprattutto sul nostro mercato, magari sì, ci sono dei prodotti, ma è difficile orientarsi. Tu hai fatto qualcosa di molto specifico, hai puntato, da quello che ho capito, al massimo ottenibile. In termini Sì. pratici, in termini Sì. tecnici. Adesso uno dei capi di riferimento, penso uno dei più importanti che hai sviluppato, è Sicuramente. Completo. Quindi Sicuramente. giacca e salopette. Certo. Da dove siamo partiti? Cioè,
dammi un'idea di qual è la... Allora, innanzitutto noi siamo sul mercato appunto da metà ottobre del 2022, ma questo progetto nasce 5 anni fa. Ovvero abbiamo fatto tantissime prove, tantissime ricerche su questo tipo di prodotto. Siamo andati all'interno, uno dei nostri soci diciamo è un famoso stilista dell'ambito tecnico, okay. E siamo andati in uno dei principali laboratori che si trova a Treviso per lo sviluppo proprio dei capi tecnici, quindi okay. È frutto di tantissime teste. Abbiamo realizzato i primi prototipi partendo da un tessuto Vagotex, che è, per chi conosce, uno dei top nomi al mondo per la realizzazione di tessuti tre strati. Hanno una membrana brevettata altamente tecnologica che è veramente eccezionale. Quindi siamo partiti da lì, abbiamo creato prima la tela, poi il primo prototipo, e da lì l'abbiamo testato. Subito dopo abbiamo creato un secondo prototipo, sdifettando il primo, siamo arrivati a produrre 6 prototipi. Ok. Sì, quindi c'è quindi, stato parecchio lavoro. Sì, insomma. Tanto lavoro in termini di tempo, di prove, di costi, cioè veramente oneroso, soprattutto per una realtà piccola per adesso come la nostra, realizzare un prodotto del genere. È totalmente made in Italy perché è prodotto praticamente in maniera artigianale, ogni termonastratura è stata fatta a mano da gente altamente specializzata con anni e anni di... Sì, i dettagli sono fighissimi effettivamente dei capi. Ecco, la cosa che non può passare purtroppo adesso, per quanto adesso sovraimpressioni robe mettiamo, è che effettivamente il capo poi in mano è una cosa. Certo. In foto purtroppo è bidimensionale, non riesci a apprezzarlo, però possono andare abbastanza in fiducia. Comunque la manifattura italiana è già una cosa importante di per sé. Sì, certo. Il controllo del prodotto più che altro, sì, nel senso la possibilità di averlo... Una delle poche cose alle quali... Cioè una cosa che viene molto sottovalutata dai più è il fatto proprio della provenienza. Nel senso, io che sono un addetto ai lavori, so già a priori che apro un capo, leggo Made in Italy. Questo capo è costato a chi l'ha prodotto almeno 4-5 volte dello stesso identico capo che porta la scritta Made in China o altre provenienze. Quindi già di per sé presuppone comunque una qualità, un costo e un qualcosa di differente da quanto si trova sul mercato. Anche un approccio a livello proprio di che cosa vuoi ottenere. Certo, insomma. Certo. La nostra filosofia è proprio quella di mantenere anche in futuro, se le cose andranno bene, proprio questo discorso, perché per noi è fondamentale, anche a livello ecologico, che è quello di cui si parla tanto adesso, si fa un sacco di poesia, ma poi le aziende che ti vendono questa poesia producono in Bangladesh e un capo fa milioni di chilometri. Il nostro capo fa un centinaio di chilometri e è la cosa in più, è un capo pensato per durare tanti anni, quindi a livello di sostenibilità è la cosa più ecologica che potete prendere. Assolutamente vero. Per quanto non sono materiali riciclati, tutto il resto, ma anche lì poi si aprirebbe un mondo. Non si può arrivare su queste performance e su questi capi con dei prodotti riciclati, purtroppo. Chiaro, adesso c'è un po' una tendenza, è anche una moda un po' sfruttata da determinate aziende per risultare molto verdi, quando in realtà poi alla fine la cosa migliore sarebbe ridurre il chilometraggio del prodotto, da produzione a... Ma poi banalmente è un tessuto fatto da Vagotex, totalmente italiano, presuppone determinate certificazioni e è super stringente il mondo delle tintorie in Italia. Lo stesso in Cina viene fatto con degli sprechi, dei consumi e dei prodotti che sono dannosissimi, sì, da noi sono vietati da decine di anni, per cui non mi puoi essere sostenibile se il tuo prodotto viene prodotto lì, capito? Chiaro, ma su questo punto io farei una piccola parentesi anche sulle fasce di prezzo che vengono di questi prodotti, perché ovviamente non è un prodotto che è stato fatto per aggredire le fasce basse, no. Non è un prodotto da grande distribuzione, ha la caratteristica di essere un prodotto di nicchia per persone che hanno delle esigenze abbastanza elevate e concrete. L'esigenza è stata quella di creare un po' il top che si potesse avere.
senza badare alle nostre spese e al contempo andando a prendere il top che c'era sul mercato. Infatti, okay, l'unica componentistica che non è italiana in questo prodotto è la Zip, che è YKK Aquaguard, che è riconosciuta come il meglio che si possa, certo, trovare in ambito mondiale. Perché loro sono degli specialisti poi in quella, certo, anche. Non esiste al mondo niente di meglio, abbiamo preso quella. Quindi l'esigenza era proprio quella di fare un prodotto qualitativo. È un prodotto con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, ma se vado alla Decathlon trovo dei prodotti che costano, chiaro, molto meno, però le performance, diversi, la durata, no, nel tempo e un sacco di altri fattori sono assolutamente... Ecco, qua spezzo un attimo una lancia, cerco di fare capire anche a chi magari non è addetto al settore che effettivamente il rapporto qualità-prezzo non dipende dalla fascia di per sé, non è che il prodotto qualità-prezzo è un prodotto medio o economico, certo, anche nelle fasce alte avere un brand che spende il 99% del proprio budget nella realizzazione del prodotto anziché il 50% perché il resto è marketing, esatto, cioè quando si parla di grosse case, di grossi brand molto riconosciuti eccetera, hanno delle spese enormi che vanno al di fuori del prodotto, assolutamente, e quindi deve essere detratto da quella che magari è la qualità della cerniera, certo, piuttosto che della termosaldatura, certo. Quindi non qua... ti nascondo che se questo prenderà piede tutto un domani, probabilmente questi capi potranno costare di più, per forza di cose, perché adesso la nostra marginalità è veramente ridotta al minimo proprio per riuscire a far fronte a un mercato che è veramente un po' stuprato dall'importazione, certo, e il prezzo giusto di questo prodotto sarebbe il doppio, però non l'avrebbe capito nessuno e saremmo morti sul nascere, quindi, certo, per esigenze di marketing. Quindi è il momento giusto di, tecnicamente, di approfittarne, nel senso che adesso, ovvio, non sono capi alla portata di qualsiasi tasca. Adesso, in senso, parlo del completo magari, perché poi quando invece si va a parlare della maglia tecnica piuttosto che il buffer, piuttosto che andiamo su cose molto più comuni, insomma, però la cognizione deve essere quella che capi molto curati da gente che effettivamente sa quello che serve per andare a pesca, certo, perché poi sono molto specifici, e comunque con materiali e qualità che sono superiori alla media di quello che è il prezzo pagato. Insomma, se la riassumiamo, certo, un po' il discorso, faccio così una piccola digressione solo per spiegarti questo concetto. Noi a capo finito, nella ricerca delle varie ditte, siamo andati in diverse realtà gigantesche, le migliori, okay, che ci sono veramente in Italia, e tutte ci hanno detto: tenetevi chi ve li fa, okay, non siamo in grado di fare un prodotto così complesso, per cui veramente anche trovare chi produce un prodotto così, adesso potrei esaminarvelo, però ci sono dei punti in cui ci sono quattro materiali diversi che vengono termonastrati in un unico punto in maniera pulita e lineare, è una lavorazione difficilissima, è il capo più difficile che potete realizzare a livello proprio d'abbigliamento in generale. Quindi, certo, è costoso, tra virgolette, perché è un capo veramente pensato per affrontare le condizioni peggiori, per durare nel tempo e per darvi il massimo comfort e farvi concentrare su quello che state facendo in quel momento. Quindi il, certo, vostro obiettivo deve essere la cattura del mostro e non da sta piovendo, c'ho d'acqua, freddo, cazzo c'ho il cellulare, capito? Questo, chiaro, è scontato, cioè quando ti metti questo... Puoi levarti i pensieri. Ma allora, quindi adesso ci siamo concentrati molto sul discorso del completo, perché è la cosa a cui, certo, molti guardano, di cui molti hanno poi necessità. E poi oltretutto sono capi che quando li scegli, perché si fa un po' fatica a scegliere, perché poi speri che ti accompagnino per lungo, certo, tempo così deve essere. Esatto, ma anche quella è la sostenibilità, certo, non prendere roba che butti via ogni anno, assolutamente. E anche sotto quel punto di vista noi offriamo poi un'assistenza al cliente che presuppone appunto la riparazione, piuttosto che, se capita in una fase iniziale, la sostituzione. Noi fortunatamente ad oggi non abbiamo avuto alcun tipo di problematica, però l'abbigliamento è un mondo difficile, complicato, sì, e sicuramente, sì, ci saranno dei problemi, non ci stiamo nascondendo, nel senso ce li hanno tutti, perché non dovremmo averli noi. C'è una percentuale, certo, sempre, no? Abbiamo già tutta una rete che serve a risolvere, diciamo, queste problematiche. Del fatto che siamo qui ed è tutto vicino, fa sì che il prodotto te lo ripariamo in un secondo, insomma. Certo, sì, c'è una risoluzione rapida dei problemi, perché effettivamente a volte anche andare a acquistare dei bei prodotti
però carenti di assistenza, che si trovano magari, hanno sede negli Stati Uniti piuttosto che... Per esperienza vuol dire mesi, e poi io ho avuto brutte esperienze, senza citare marchi, insomma. Certo, anche però... se non arrivano le denunce, però... Sì. no, è vero, anch'io in primis ho avuto le stesse esperienze, le stesse difficoltà e quant'altro. Però adesso noi ci siamo concentrati molto nello spiegare il capo principale, sì, che è il completo. La gamma però è in evoluzione comunque, certo, no? Per cui oltre a... ci sono le maglie tecniche, che sono una cosa che anche questa è una cognizione presa recentemente, sì, dai pescatori. Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto la stessa cura, la stessa maniacalità che è stata messa nel completo viene messa in ogni nostro prodotto. Ogni nostro prodotto è prodotto in Italia e presuppone una ricerca importante. In questo caso è la nostra Darsa, che è una maglia solare con tessuto di un'azienda del Varesotto, che è Borgini, che è riconosciuta, okay, dai più come il top per dire ciclismo. La pesca non l'ha mai adottata, però okay, ambiti che richiedono il massimo delle performance la utilizzano e sono tessuti assurdi. La protezione solare è data dalla costruzione del tessuto, quindi è un jersey che dà una protezione ai test di laboratorio di 92 UPF grazie a questo intreccio di fili particolare. Molte aziende competitor la danno con un prodotto che viene spruzzato sul tessuto, che okay, inevitabilmente decade, al terzo o quarto lavaggio va degradandosi fino a scomparire. In questo caso è un poliestere, è veramente come una seconda pelle. Il fianchetto è realizzato, adesso non so se si vede, in un poliestere traforato che si chiama Carbon Tech, perché contiene al suo interno dei fili di carbonio. Il filo di carbonio ha la funzione di aumentarne la traspirabilità e bloccare in toto la proliferazione batterica, okay, che quindi mantiene... Che sul sintetico è un, diciamo, sì, perché banalmente è quella che poi fa provenire cattivi odori. In questo caso provati su soggetti veramente tosti, praticamente puzzolenti, ha dato dei risultati veramente inaspettati. Poi ha dettagli del tipo il pulisciocchiali, piuttosto che il pollice che lo si può infilare nel borsino. Insomma, ci sono, per ogni capo in realtà ci sarebbero da fare 30 esatto, minuti di video. Esatto, così poi come il suo buffer in abbinato al colore che ha dei fori, va a coprire sia la bocca che il naso e praticamente... fa sì che noi raggiungiamo il massimo della protezione solare possibile, okay, sono veramente super confortevoli. Il tema della protezione solare, peraltro, anche questa è una cosa che è venuta fuori negli ultimi anni, perché ci si è resi conto che effettivamente i raggi UV fanno male, cioè nel senso, certo, quindi devi cercare di proteggerti il più possibile. Ma non poi sono... se ti posso dire, guarda, da appassionato di viaggi, ormai comunque il clima che abbiamo da noi è molto simile a quello amazzonico tropicale. Io proprio ho un riscontro immediato sull'utilizzo di un prodotto del genere, perché arrivo a fine giornata che sono 1000 volte più performante, più in salute, più sto molto meglio, sono molto più, e quindi anche le mie performance in pesca hanno un riscontro immediato. Se poi la penso su diversi giorni di pesca, è inimmaginabile il vantaggio che posso avere nell'utilizzare un prodotto così, perché non sono cotto dei giorni precedenti. Una cosa che, chiaro, si sottovaluta è che comunque tu accumuli la stanchezza, accumuli il giorno precedente. Noi facciamo, anche quando facciamo video, giornate in cui facciamo anche 16 ore di riprese quando ci sono le condizioni di luce che lo consentono. Arriviamo alla fine che siamo morti, demoliti. Il giorno dopo, se non siamo, cioè tutto quello che abbiamo usato il giorno prima ce l'abbiamo addosso per il giorno dopo. Certo. E questa condizione è veramente fondamentale per essere sempre concentrati, focalizzati, e la pesca ha un riscontro immediato, insomma. Bisogna essere, cioè è proprio un concept di abbigliamento per gente che è infottata. Sì, cioè... certo, devi essere un malato, devi volere il top. E beh, se vuoi comunque... Ti deve andare bene anche per quelli, cioè, certo, senso, soprattutto certo, per quelli, certo, che sono, certo, quelli che richiedono di più poi, certo, alla fine. Quindi non è comunque solo la maglia anti-UV, poi ho visto che hai fatto accessori, hai fatto gli, certo, occhiali, mi hai fatto vedere, sono super fighi, anche quelli là, dopo, sì, magari gli farò un videino, certo, a parte. Anche in questo caso noi abbiamo voluto premiare i materiali, quindi il nylon nella lente non lo utilizza nessuno perché è molto più caro
del materiale che viene consuetamente utilizzato dai più, però ha una rifrazione, quindi la parte visiva è decisamente superiore, in più ha una resistenza ai graffi inimmaginabile. Quindi sono veramente assurdi. Sono come polarizzazione il top che si può avere sul mercato, il 99%, e sono in due versioni, più sole, meno sole, ma io li utilizzo poi entrambi. Sì, alternativamente a seconda la parati della... laterale può venire via. La montatura è leggerissima, c'ha questi dettagli in gomma che fanno sì che viene proprio. Rimane super saldo sul viso. E comunque per il prodotto che esce a un prezzo secondo me veramente super. Very good. Facciamo accenno un po' a quali altre cose ci sono. C'è della roba che dovrà uscire o che è già uscita quando uscirà sto video, certo, dipende quando andremo a... A parte tutta la parte casual, quindi t-shirt, cappellini sì, e quant'altro, certo. Che poi, ripeto, adesso potremmo fare un video di veramente 4 ore e mezza. Andate a vedervi un po' di prodotti cliccando sul link. Allora, del già presente, del già, beh, anche i portaesche sono molto fighi. Sì, ecco, i portaesche secondo me sono veramente una figata, è un accessorio che io utilizzavo già da mo', lo utilizzavo tanto per i viaggi e tutto, adesso lo utilizzo costantemente anche in barca. E a differenza della funzionalità dei materiali, cioè di questo nylon spalmato che è veramente super resistente, di produzione italiana, della fibbia magnetica tedesca e tutto quanto, uno dei grandissimi pro che ha questo tipo di accessorio è il TPU che costituisce le tasche, perché dopo uno studio e una ricerca devastante abbiamo utilizzato e sostituito il PVC a questo TPU, che consente essere ancora più morbido, ancora più adeguato all'utilizzo che se ne fa, e soprattutto non reagisce in alcun modo con le esche che contengono, cioè che devono contenere queste portaesche. Quindi se avete comprato dalla concorrenza negli anni magari dei classici portaesche, oltre al fatto che sono molto più brutti e fatti molto peggio, magari avete potuto notare il fatto che vi si scolorano delle esche o che addirittura si fondono insieme al portaesche. Sì, è vero. In questo caso non può succedere. Quindi su ogni prodotto se andate in cerca della figata. Sì, cioè assolutamente. Io posso star qui a parlarti 4 ore solo di un singolo accessorio che compone il nostro prodotto, proprio perché ci sto mettendo me stesso, perché in primis per me è la passione che mi fa fare tutto ciò. Quindi ti chiedo scusa se mi dilungo, però no, ci sta. Cioè passa quello che è importante, nel senso che noi siamo abituati ormai nel mondo della pesca ad avere una grossissima fetta di prodotti che sono di base delle imitazioni malfatte di qualcos'altro. Certo. Quindi vedere comunque dei prodotti che partono dalla passione, dall'esigenza e dalla mania di voler mettere insieme qualcosa di più funzionale di quello che c'è già sulla piazza, è già una roba che è fuori dal contesto, nel senso che sì, esiste, ma è diventata una cosa un po' rara. Sì. Siamo partiti dai prodotti comunque in commercio, le giacche, il guscio per la pioggia purtroppo non l'abbiamo inventata noi. È stato vostro brevetto, però vi assicuro che l'abbiamo spidocchiata e perfezionata in ogni dettaglio, e non ti nascondo che tutte quelle che erano gli aspetti funzionali che avevo notato dai capi che avevo comprato in passato comunque sono stati messi dentro, quindi c'è stato anche uno scoppiazzamento, certo, che viene comunque fatto da ogni azienda e tutto. Chiaro. E i test ci hanno dato ragione, ci sono anche dei prodotti che usciranno che sono totalmente innovativi, adesso sono dei prototipi che a breve poi diventeranno, prenderanno vita. Ho fatto vedere anche... Mi hai fatto vedere delle robe veramente interessanti, per cui c'è... Ce n'è. Sì. Ce n'è, e comunque ripeto, siete in evoluzione, avete fatto questa prima uscita, e vedo che comunque, quindi riassumendo un po' tutto quanto il discorso, visto che il prodotto si confà molto anche alla nostra maniera di intendere il prodotto da pesca, visto che a me piace in particolare sposare delle cause di gente che ci mette intenzione, volontà, passione, impegno, adesso tutti i prodotti li potete trovare anche sul nostro store. Farò poi a seguito magari qualcosa più nel dettaglio, perché adesso abbiamo fatto un discorso molto generalista, però magari chi vuole acquistare il completo o la maglia, cercherò di mettere più materiale sia nelle schede tecniche, che comunque siamo a disposizione, poi anche se ci chiamate o scrivete
potete chiederci qualsiasi cosa che riguarda i prodotti, ovviamente. E... io vado anche oltre. Sì, esatto, poi esatto, se diventiamo amici possono nascere delle altre cose. Ci sono delle anche... ah, questo l'ho dimenticato, c'era anche... ci sono anche delle novità, non ancora anche a catalogo. Ah, sì, quando probabilmente uscirà il video saranno disponibili. In questo caso tipo è un keyway, non so se si può chiamare così, comunque tessuto ripstop di produzione italiana, ci potete fare la doccia, non prendete una goccia d'acqua, interamente termonastrato, prodotto interamente in Italia, con zip anche qui YKK AquaGuard, che diventa totalmente packable perché appunto lo si rinchiude nella sua taschina. Ovviamente un prodotto del genere non vuole sostituire il completo, non avrebbe neanche le caratteristiche tecniche, però ci sta in questo ce l'avete spazio. In un gavone, in uno zaino, siete al piede, siete in barca, piove, me lo metto in un secondo e non mi bagnerò mai. Il problema fondamentale è che questa roba tramite un video di questo genere passa molto poco, cioè nel senso rispetto a... quindi potete venirci a trovare anche per testare qual è la vostra taglia e quant'altro, troverete tutti i prodotti nello store fisico, così come in quello online potete chiederci qualsiasi cosa riguardi, però vi dico fondamentalmente adesso è roba molto molto figa. Ti nel ringrazio. Senso che questo è il assunto che mi viene migliore. Grazie della cosa, quindi è sicuramente da consigliare. Detto questo, caro Tony, cos'altro dobbiamo dire? Abbiamo detto un sacco di robe, abbiamo siamo andati anche con un bel video, come al solito breve, che pubblico io sul canale, però ci sta tutto, nel senso che meno di così non potevamo dire. Adesso facciamo un altro video insieme su un altro argomento interessante, su una cosa che ha sviluppato Tony, quindi restate connessi al prossimo video e grazie infinite. Bye bye.